Buongiorno e eccoci al nostro penultimo appuntamento. La volta scorsa vi ho lasciato dicendo che questo sarebbe stato l'ultimo, ma non avevo tenuto presente che invece era il penultimo. Oggi vorrei parlare con voi di qualcosa che ho accennato nei primissimi, forse nel primo incontro, e quindi della necessità da parte del caregiver, di chi si prende cura di un malato, spesso per molte ore al giorno, quando addirittura non è l'unica persona della famiglia a farsi carico di tutta l'assistenza della persona ammalata. Vorrei prendere in considerazione l'importanza del prendersi cura non solo del malato, ma anche di se stessi. Avevo utilizzato una metafora, se vi ricordate le primissime volte, la metafora della mascherina di ossigeno che in aereo le hostess suggeriscono di mettere in caso di emergenza, prima ancora di poter aiutare gli altri. Il prendersi cura di se stessi è questo è l'ossigeno necessario non solo per il proprio benessere, ma perché il proprio benessere permette di favorire il benessere della persona di cui ci prendiamo cura. Spesso mi capita di sentire dire da caregiver che il tempo manca, che non ci sono le risorse economiche per prendersi cura, che è praticamente impossibile poter pensare a se stessi. Anche andare a fare un esame medico, figuriamoci un caffè con un'amica. Questo in parte ha un suo fondo di verità, di realtà. Chi si occupa in modo quasi esclusivo all'interno della famiglia di un malato, sappiamo benissimo che ha un carico di lavoro enorme. Però forse ci sono a volte anche altre modalità che non richiedono né troppi costi né troppi tempi. E soprattutto, come abbiamo visto in un precedente incontro, ci sono a volte degli ostacoli non soltanto al chiedere aiuto per avere sollievo, ma anche al trovare un sollievo nell'occuparsi di se stessi e del proprio benessere. Alcuni ostacoli che so, vado a prendere fisso un caffè con un'amica, però mi sento in colpa perché penso magari, ecco, la mia mamma è a casa che soffre, magari accudita da una persona sconosciuta, mentre io sono qua a divertirmi, quasi come se non si avesse il diritto appunto anche di divertirsi o comunque di passare un'ora piacevole. Ecco, questa è un po' una credenza, no? Che abbiamo poi visto anche tra quelle che ostacolano la richiesta di aiuto. Quasi come se non potessimo, non avessimo il diritto di occuparsi di se stessi. Questo è un po' come dire, una credenza sulla quale invito a riflettere. Poi il prendersi cura non significa dedicare chissà quali tempi e invece di usare tante parole oggi, vi invito invece a utilizzare un metodo pratico, quelli che ho chiamato esercizi, un pochino più complesso, che adesso vi voglio descrivere. Provate a farvi un elenco molto fluido, molto libero, senza censurare niente pensando prima no, ma questo non posso, no, ma questo è impossibile, di quello che vi piacerebbe fare, oppure di attività che avete svolto magari in precedenza e che per un qualche motivo avete interrotto. Dalla lettura al prendersi cura del giardino, a modellare la creta, a guardarsi un film alla televisione. Fate un elenco molto libero, tenendo però presente alcuni criteri, perché uno pensa sempre che fare qualche cosa per il proprio benessere implichi appunto chissà quanto tempo, chissà quale impegno, ma a volte può essere benessere. Chiudersi nel bagno, farsi una bella doccia calma e tranquilla e poi darsi una bella crema profumata. Vuol dire, è prendersi un quarto d'ora, 20 minuti, però stando su quello che si sta facendo, dove pensiamo a noi stessi, dove ci concentriamo sulla sensazione piacevole di una doccia e di una bella spalmata di crema, faccio per dire.
piuttosto che una telefonata un po' più lunga, un po' più tranquilla con un'amica o con un parente con il quale ci fa piacere parlare. Possono essere veramente piccole, piccole cose, giocare con un animale domestico. L'importante è che quando facciamo, ci dedichiamo a quell'attività, sentiamo che abbiamo il diritto di dedicarsi a quella. E che viviamo quel momento per quello che è, un momento che ci dà un sollievo anche nella mente, che può liberare anche la mente. Nel fare questo elenco, provate a distinguere, diciamo, a pensare anche nella vostra mente, attività che posso fare da sola, attività che posso fare da sola in casa, leggere, fare una doccia. Stare su Facebook, ascoltare musica, attività che posso fare da sola fuori, andare in giro a guardare i negozi, farmi una passeggiata in campagna, portare a spasso il cane, eccetera. Attività che posso fare in compagnia, in casa, invito un'amica a prendere il tè. Anche la persona cara, magari la lascio per un'ora in compagnia di qualcun altro. E se possibile, a volte può non essere possibile perché essere in casa vuol dire talvolta essere sempre un po' a disposizione, perché se la persona è malata, si rende conto che siamo in casa, spesso ci sta vicini, ci cerca e ci rende difficile. Però in alcuni casi forse è possibile. Oppure attività che posso fare fuori casa in compagnia. Quindi le variabili da solo in compagnia, dentro e fuori casa. Fatevi questo lungo elenco. Dopodiché provate a ogni giorno mettere, potete cominciare una volta a settimana, aumentare 2 o 3 volte a settimana, fino però a farlo quotidianamente. Poter mettere nella vostra agenda di quel giorno, nel mezzo a tutte le cose che quel giorno vi richiede necessariamente di svolgere, come assistenza, come burocrazia, come attività lavorativa fuori casa, come accudimento della vostra famiglia o di figli, di inserire almeno una di queste attività, almeno una di quelle che vi siete fatto nell'elenco. Trovatelo. E indicate, dopo che l'avete svolta, su una scala diciamo da 0 a 10, dove 0 è nessun piacere, nessuna soddisfazione, 10 è il massimo del piacere, indicate anche quanto questo vi ha procurato un senso di benessere, di piacere. Questo è importante perché è un modo anche per auto-osservarsi, auto-vedersi e riflettere quindi anche su quello che ci permettiamo o che non ci permettiamo. L'ultima cosa che vi dico su questo esercizio, se non avete provato piacere, cercate di notare che cosa vi è passato per la mente. Pensavo appunto, mi sentivo in colpa e pensavo che non avrei dovuto, avevo il pensiero che succedesse qualche cosa mentre io non c'ero e quindi ero in ansia. Mi sentivo triste perché pensavo che sì, d'accordo, ero qui, però la situazione che sto vivendo in casa è una situazione disperata. Provate ad annotare questo. Con queste 3 cose, l'inserimento di qualcosa di piacevole, il livello di gratificazione o di piacere che ne provate e il tipo di pensieri che accompagnano questo, provate poi a riflettere se davvero non potete prendervi e perché uno spazio per un sollievo personale, anche quando la situazione può essere molto, molto, molto impegnativa. Questo quindi perché il messaggio che voglio rinnovare, anche se credo di averlo già dato, è quello che il benessere di chi si prende cura è anche il benessere della persona di cui ci prendiamo cura e che l'uno non è possibile senza l'altro, perché se cadiamo in quel carico di stress di cui abbiamo parlato in passato, il cosiddetto burden, per cui poi noi stiamo male, siamo più vulnerabili a malattie, eccetera, non ci autoproteggiamo,
rischiamo poi di non essere neppure più in grado di proteggere i nostri cari. Grazie ancora oggi per l'ascolto che mi avete dato e davvero questa volta ci rivediamo la prossima settimana per un ultimo incontro.